Ciao a tutti e benvenuti in un mega gigante svuota la spesa da Esselunga. Allora, cominciamo con questi. Sono dei gelati. Gelati, ghiaccioli, vabbè, c'è più gelato in realtà, però poi alla fin fine sono tipo dei sorbetti. I frutti rossi, pesca, mela e kiwi. Ah no, mele e kiwi è insieme. E li ho presi, in realtà sono senza glutine, vegetali, quindi sono fatti con la mandorla, credo, cioè con il latte di mandorla. Sì, però li ho presi in realtà perché io c'erano i pirulo, quelli lunghi, io volevo un ghiacciolo in realtà, però c'erano i pirulo che sono quelli lunghi e io so che mi scoccio e poi li butto via, invece questi qua sono piccolini e almeno me li mangio. Poi ho preso questi qui, burger vegetali, che sono pazzeschi. Io da quando li ho trovati non li ho più abbandonati, che sono fatti con zucca e carote. Volevo farvi vedere perché tanto la confezione si apre, perché mi è stato scritto più volte che sono un po' troppo frettolosa nel farvi vedere le cose, avete ragione, e quindi sto cercando di essere più lenta. Guarda, più lenta di così che non riesco neanche a chiudere la confezione. Però vabbè, questo sono i mini burger. Non vi so dire i prezzi perché non ho lo scontrino con me. Poi ho preso queste gocce di cioccolato che avevo già preso alla Coop l'altro giorno, ma le ho quasi finite, senza zucchero aggiunto, che hanno direttamente molte calorie in meno rispetto, per 100 grammi, quindi poi anche rispettivamente nella dose che mangiate voi, rispetto appunto alle classiche gocce. Io non le uso per fare i dolci, perché onestamente quando faccio i dolci ci metto burro, zucchero, cioè cosa vado a mettere queste gocce qua, ma la mattina quando mi sto facendo le mie colazioni posso mettere le gocce di cioccolato normale, metto queste qua. Poi ho preso Fusti al limone e lemongrass, tè nero, senza zuccheri, perché qui alla Ecom io prendo sempre il solito, sono abituata al mio solito e sempre rimarrà nel mio cuore, però ho detto vorrei cambiare un po', e basta che non sia estate perché a me non piace l'estate perché ci mettono la stevia, e ho detto prendiamo questo, e che so che mi piace, non quanto diciamo questa marca qua che bevo qua sotto, ma mi piace. Poi ho preso cereali G, che sono sfoglie con riso soffiato, praticamente 5 cereali ricoperti di cioccolato. Anche questi li metterò in freezer, e perché con questo caldo vanno in freezer necessariamente, e li volevo già prendere l'altra volta, solo che costavano troppo, ero da sola e quindi non li ho presi. Poi mi sono presa delle barrette, queste qui, che non ho mai mangiato, che sono fatti con fiocchi d'avena e cioccolato fondente. Io qui sono andata abbastanza in crisi. Ora hanno 200 calorie per due barrette, ma io me ne mangerò credo una, forse perché sono in pacchetti da due, questa cosa non l'avevo notata. Vabbè, posso farci colazione ad esempio ogni tanto, e se sono di fretta così, io che me le tengo un po' così come jolly. E sono andata molto in crisi perché c'erano tantissimissime barrette e io non sapevo quale scegliere, infatti poi ho scelto quelle sbagliate sicuramente. Poi ho preso queste, che sono le gallette di riso al cioccolato fondente, ma sono monoporzione, quindi top, perché una volta che le apro io poi ho sempre queste cose che girano per casa finché non le finisco, della Fiorentini. E ne ho presi, mi sembra, due pacchi. Sì, in ogni pacchettino ci sono due cose, quindi alla fine sono 12 in totale. Poi ho preso, vabbè, banalissimo, pane dell'Esselunga ai 6 cereali. Io pan bauletto o simili non mi sono mai creata problema. Basta che sia ai cereali integrale, soia, queste cose qua, perché quello classico non mi piace. Poi ho preso queste, che non le avevo mai viste, che sono praticamente pepite ai 3 cioccolati, quindi fondente, latte e bianco, che però sono separate, cioè sono in 3 buste monogusto, quindi non è che per forza le devo usare tutte insieme, però ci sono le 3 bustine dentro. Figata, questo mi è piaciuto molto. Poi ho preso, vabbè, niente di strabiliante, salviettine per, diciamo, l'igiene intima quando si è fuori.
E poi ho preso questi, che invece hanno un po' più di calorie rispetto agli altri, ma questi sono fatti così, sono con zucca e pomodorini secchi, ma anche questi sono una roba. Però cosa ne puoi mangiare uno, non due, perché due veramente. Mi sembra che abbiano... ma in realtà te ne puoi mangiare anche due, volendo, sì. Se uno bilancia bene il piatto, sì. Però buonissimi anche questi. Poi qua, banalmente, pomodorini datterini, che qua in questa casa sono un must. Poi, piadine al farro. Perché no, ecco. Cioè, basta, io le piadine, l'unica richiesta che ho è che non abbiano lo strutto, ma che abbiano l'olio, perché lo strutto è troppo calorico. A proposito di calorie, ho preso il ketchup, quello con meno calorie, e il ketchup già ha poche calorie e io già uso pochissimo ketchup, però ho detto, dato che volevo quello di Prozis, mi è andato esaurito, ho detto prendiamo questo. Quello di Prozis ce la farò nella mia vita prima o poi a prenderlo. Poi fette biscottate classiche nei pacchettini da 4, che le mangia un po' tutta la famiglia in realtà. Poi questi che vi ho fatto vedere, cioè che ho già comprato, forse vi ho già fatto anche vedere, che sono la mia vita, anche questi vanno in freezer perché stanno già sciogliendo, e li ho presi anche al cioccolato al latte, e sono quadrotti di riso, cioè quindi non sono le gallette di riso, ma è tipo riso soffiato, ecco. Poi ho preso un dessert proteico alla vaniglia, senza lattosio, senza zuccheri aggiunti, 20 grammi di proteina, 152 calorie, anche a bassino come calorie, per vasetto dico, e l'ho preso perché era fuori frigo e quindi infatti scade il 31 di agosto, e avevo voglia di dessert proteico e non lo so, ho provato questo qua. Poi, sempre per rimanere un po' in tema, schira alla vaniglia perché era in offerta a 50 centesimi, e fruio, che anche questo si è aperto, perché si aprono sempre sti cosi, fruio alla vaniglia perché i fruio sono i migliori, infatti ne ho presi due, essendo che da noi non li vendono né alla Coop né alla Ecom. Poi ho preso i Babybel Light, mai visti, e ho dovuto invece comprarli, ovviamente ho quasi fatto, giuro. Poi banane, niente di strabiliante. Poi ho preso queste qua, che sono le fette spesse per 5 colazioni, che sono con muesli, avena, frutta e semi. Io però ho visto che c'è l'uvetta, che non ho letto gli ingredienti, scusami. Prodotti con avena, frutta, noci, pecan e semi. Non c'è scritto uvetta. Albicocca semicandita. Ah, sarà uva sul tamì. Vabbè, facciamo. Allora, la mia idea era di mangiarle con dello yogurt greco sopra. Quindi, vabbè, vedremo cosa farne. Non lo so, non le avevo mai provate, volevo provarle e fine. Poi ho preso... questi in realtà non li ho presi io, li ha presi mia madre, però ve li faccio vedere lo stesso perché può interessare a qualcuno, che sono questi snack, la non patatina al sale marino, non fritti, eccetera eccetera. Infine, le ultime cose che ho preso sono succhi di frutta, di tre marche diverse. Ho preso il multivitaminico della Bravo, poi l'ace dell'Esselunga e infine il pesca e mango mix della Santal. Questo perché? Perché io sto bevendo una quantità di succhi esagerata, e qui alla Ecom fanno abbastanza schifo. Sono buoni quelli della Lidl, mi piacciono un sacco, però già che c'ero ho fatto scorta come col tè. E niente, questa era la mia mega spesona, spero che vi sia piaciuta, e ci vediamo alla prossima.